verità è un'altra e riguarda le relazioni esistenti tra la famiglia di Cavani e la famiglia della moglie di Cavani. In questo periodo ci sono delle frizioni, però sono cavoli loro, certo, non credo certo. Che sia neanche giusto portarli all'attenzione pubblica. Sono questioni, sono beghe familiari come in ogni famiglia esistono, però non è assolutamente vero che Cavani abbia chiesto, anzi che la moglie abbia chiesto il divorzio perché c'è questa ragazza, anzi la moglie poverina ha partorito all'8 marzo, sta allattando il figlio, immaginate voi a Montevideo che tormenti avrà vissuto in questi giorni quando è venuto fuori tutto questo cancan. Però non, per me non c'è nulla di vero, nel senso che seppure ci fosse stato qualcosa tra Cavani, questa ragazza o altre ragazze, non è tale da compromettere il suo matrimonio. Raffaele, parliamo invece del futuro calcistico di Cavani. Ad oggi dove lo vedi Cavani? Futuro ancora al Napoli o pensi che alla fine andrà all'estero a fine stagione? Ma se arriverà qualcuno con un bel portafoglio a Mantice, allora Cavani anzia, perché ieri De Laurentiis ha chiarito la clausola rescissoria è di 70 milioni lordi, al Napoli andranno 63 milioni, lo scarto di 7 milioni è quella cifra che viene a cascata alle società che hanno formato il calciatore prima che arrivasse a Napoli, e quindi si chiama contributo di solidarietà che viene versato nella misura del 5% della somma complessiva dei 63 milioni o dei 70, secondo se sarà lordo o netto. E ci sono due società molto molto agguerrite su questo piano, in realtà ne sono quattro, però mentre Chelsea e Manchester City hanno ancora da risolvere le proprie questioni legate all'allenatore, Real Madrid, che pure dovrebbe trovare un altro allenatore perché pare che Mourinho non rimanga, però è già pronto a dare l'assalto a Cavani, in quanto ha anche messo a punto un piano di commercializzazione del marchio Cavani, soprattutto nel Sud America, per farlo diventare un po' il paladino del Real Madrid nei paesi latini, un po' come è successo con certo. Ronaldo, sì. Ma negli ultimi giorni è spuntato il Bayern Monaco, che ha liquidità, ha forza economica, ha ottimi rapporti con De Laurentiis, soprattutto Rummenigge, è una società tra le più virtuose al mondo, così come anche si evince dai bollettini della UEFA, ed è una società che ha assolutamente bisogno attaccante centrale, mentre a Real Madrid ce ne sono almeno un paio, Ronaldo, Benzema, al Chelsea idem, c'è Fernando Torres, al Manchester ce ne sono due o tre, Deco, Tevez, nel Bayern Monaco non c'è una figura da top player lì davanti, perché i tre attaccanti centrali sono Mario Gomez, certo, sì, Claudio sì, sì, Pizarro, che ormai 34enne, e Mario Mandžukić, che non ha fatto la differenza quest'anno, pur essendo un buon attaccante da centravanti della nazionale croata. Quindi il Bayern Monaco si è piazzato in prima fila adesso, perché ha anche una pedina di scambio pronta per il Napoli, che già l'anno scorso voleva Anatoly Timoshuk, e quest'anno potrebbe cederlo a Napoli quasi come un cadeau in forma gratuita, proprio per favorire questo partito.